Eccoci qua, Questa è, eh, diciamo, questo è il numero zero dell'agendina special, eh, che è una filiazione dell'agenda del giovedì, però ha una novità che è quella di avere due ospiti particolarmente brillanti, particolarmente acuti e molto preparati. Mi aiuteranno a fare una sorta di classifica eh, delle, delle cose più o meno intelligenti che si leggono o delle cose più o meno intell intelligenti che si che si scrivono e anche delle castronerie che si, che si dicono. Allora, con me c'è il professor Marco Cucchini. Ovviamente molto noto, ma grande conoscitore della politica, eh, come dire, formatore politico, eh, studioso di trend, sempre che esistano ancora, insomma, qualcuno che, che ne sa e ne sa molto, insegna all'università e quindi eh, diciamo che è una garanzia. Eh, L'avvocato Nino Orlandi ha avuto anche lui eh, qualche, qualche passaggio per Udinese TV, ci ha colpito appunto la sua, il suo acume rispetto a tutte le cose del mondo, dal, dallo spillo all'elefante, si diceva una volta. E in mezzo ci stanno gli assiri babilonesi, la seconda guerra mondiale, c'è tutto dentro. E quindi abbiamo pensato che eh, questi due personaggi potevano utilmente ragionare attorno a delle proposte, a delle cose che mi avevano colpito. E vediamo di cosa si tratta. Allora, comincerei con una frase che ho letto sul, sul quotidiano locale, Messaggero Veneto: è, I mendicanti non pagano le multe, confischiamo i soldi raccolti. Questo è Mario Pittoni, già senatore della Repubblica. Cucchini, è un'espressione acuta questo per rimanere in. Posso dirla brutalmente: solo a un leghista poteva venire in mente una idea così volgare, cioè quella di andare sul sagrato di una chiesa vicino al mendicante e portargli via il piattino. È una roba di una bassezza inqualificabile che fa anche il paio con una cosa che ho letto venendo qua su Repubblica, un sindaco di Pontida che fa i parcheggi per donne partorienti purché siano eterosessuali e bianche. Siamo a un passo dal Ku Klux Klan con la Lega. Ecco, a un passo. Eh, avvocato, siamo davvero a un passo dal Ku Klux Klan, mi pare un ah, po' esagerata questa se, cosa. Secondo me per fare il Ku Klux Klan ci vogliono personaggi insomma, di spessore un po e anche di, di determinazione e di idee politiche un po' più radicali. Insomma, A me sembrano più che altro come si può dire, delle risposte un po' cialtrone alle impossibilità di colpire questi fenomeni alla radice e l'origine, se posso cambiare lievemente il terreno, è nella modifica che abbiamo fatto nell'89 del codice di procedura penale che ha privato le forze di polizia di ogni possibilità di intervento autonomo. Ormai dipendono, ogni intervento previdenziale dipendono sostanzialmente tutto dall'autorità dalla giudiziaria li abbiamo un po' depotenziati e, e questi sono i risultati è così, insomma. così? allora beh io non mi metterò a discutere di codice penale con un avvocato perché no. mh, eh, diciamo che è eh, altra dimostrazione di intelligenza sarebbe, sarebbe, non è proprio il mio campo se eh, l'avvocato dice così sarà senz'altro così però c'è un dato che ho letto qualche giorno fa una ricerca europea che mi ha molto colpito era sulla percezione di pericolo da parte delle popolazioni musulmane residenti in, eh, in Europa, non dei terroristi potenziali, ma dei musulmani, quindi riferimento alla, alla fede. L'Italia ha una percezione di pericolo di 10 punti superiore a quella della Francia e dell'Inghilterra. Eppure i francesi e gli inglesi hanno avuto i morti sulle strade, vuol dire che. O francesi e inglesi sono più coraggiosi di noi, che può anche essere, non lo so, la loro storia insomma, è luminosa in questo, oppure forse da noi è in funzione 24 ore su 24 una fabbrica del terrore a fini elettorali che sta producendo effetti. Ecco, io sono convinto che l'avvocato Orlani su questo non ci sta. No, io non. credo invece, francamente, che in Italia ci sia più, più consapevolezza perché, come dire, una sorta di rassegnazione secondo me è intervenuta in Inghilterra ed in Francia, ormai non so quanti sindaci di grandi città inglesi sono musulmani, gli autoctoni hanno lasciato il campo ormai libero a queste persone che hanno ovviamente maggiori energie, maggiori voglie di impegnarsi rispetto a una stanchezza dell'Occidente. In Italia, secondo me, non ci si è rassegnati, si, si, si ha paura eh, di più perché si ha più paura di un, di un attentato prima che accada che dopo, che dopo che è accaduto. La guerra fa paura prima, durante la guerra la gente vive e anzi mi diceva il vecchio professor Vigevani che non aveva mai fatto tanto l'amore come durante la guerra, a noi che dicevamo fate l'amore e non fate la guerra, per dire. E, e C'è secondo me la consapevolezza che l'Islam in sé è portatore di una... Di una Fede, una ideologia, diciamo, di una religione, di un'ideologia, che punta alla sottomissione degli infedeli. Questo è un dato oggettivo, insomma. Noi in Italia è ancora, ancora ce lo ricordiamo. Questi francesi ormai sono rassegnati. Sono, sono abituati. Quando li ha cacciati da Algeri. Vabbè è finita. Cambiamo, cambiamo pagina, nel senso che cambiamo frase. Eh, beh, cambiamo pagina del tutto. urine erotica, ebra e viva. L'ha detto Vittorio Sgarbi. Professore su Lebra probabilmente ha ragione. Erotica è viva, no? <ride> è viva saltuariamente, erotica me lo auguro, insomma, che poi questa sia una città che possiamo definire la Babilonia del Nord-Est, mi pare un po' eccessivo. Okay. Poi, insomma, credo che Sgarbi abbia il gusto, il piacere delle definizioni che suonano bene per cui insomma queste suona suonano molto bene sentiamo come suona l'avvocato le risponderò come il computer di, di, di Asimov nell'ultima domanda non ho dati sufficienti <ride> dati certo cioè, sì. che se Udine è erotica eh, come è erotica, e erotica Ci ebra, si chiede e come definirebbe Barcellona o altri luoghi a questo punto o Amsterdam chissà eh. C'è un'esagerazione anche questa, una provocazione, cosa Ma Io è? penso che abbia avuto qualche, come si può dire, qualche evento che lo ha toccato personalmente che magari gli ha fatto pensare, generalizzare dal tutto, dalla parte... Or e Orlandi, adesso la tiro come si dice sul ghiaccio, tre aggettivi per Udine? Allora, Udine è... ordinata si prepari professore ordinata sì inconsapevole della propria bellezza e voglio dire invasa da Parlo del centro, invasa da persone non, non, da non locali insomma, da non locali da non, locali, da non persone, indigeni dai da migrati da invasa questa è la, la vedo io così è, sentiamo professore civile elegante in cerca di un ruolo beh questo è comprensibile invasa no vero? ma è con l'avvocato abbiamo anche parlato prima di, di, di storia inglese, eccetera. Le invasioni sono cose un po' più complicate. Un po' più complicate. E mi piace usare le parole nel loro contesto. Nella loro In, accezione. Quella dei goti, la considera, quindi non la considera un'invasione. Quella dei goti. Dei goti quando vennero fatti entrare dall'imperatore da, da nell'impero. L'imperatore fece all'epoca un accordo che poi gli si rivoltò contro, anche perché non, non aveva onorato la sua parte di, di, di obbligazione. E quindi i Gotti andarono fino a Costantinopoli a prendersi quello che I volevano gotti, prendere. I Goti hanno una tisola? Sì, i goti hanno sì, sì, una tisola. No, <ride> eh, perché volevo... Il volevo riferimento probabilmente alle battaglie di Adrianopoli e ecco quella... volevo cambiare... Ma entrarono, li fecero entrare perché erano eh, spaventati dagli Unni, c'erano le guerre a est ed erano morti di fame, no? Certo, questo, questo, questo è vero. Poi se li ritrovarono sul trono. 476... Sì, quando... eh, è... No, Adrianopoli è no, no, no dicevo, è fine stato... dell'impero no, Adrian... sì, sì, sì. Adrianopoli, dove viene anche ammassato, Vabbè, non, Valente, facciamo, sì. non facciamo i furbi che ci stanno ascoltando. Sì. Eh, dicevo dei Gotti con, con due T perché c'è anche questa frase su Friuli Doc, che è stata per nello coppetto della CNA, anzi, coppetto la caporetto degli artigiani. Eh, già evocare eh, Caporetto nel 2017, eh, col 17 che incombe, col 19, vabbè, è già qualcosa di grave, però è così... Ma eh, se tanto vi dà tanto, quindi nel 2018 sarà Vittorio Veneto per gli artigiani eh, Fruli Doc. No, in realtà forse potrebbe esserci prima o poi il momento in cui si ragiona su che cosa doveva essere Friuli Doc, cosa è stata e cosa è diventata. Nel senso che, magari, io non sono la persona più mondana di questo mondo e non sono più adatto a dare un giudizio equilibrato, però mi pare una grande sagra in cui tutto viene poi buttato in staira. Ecco. Perciò, se doveva essere la, la grande vetrina dell'eccellenza ferulana, da un po' di anni ha smesso di esserlo. Sottoscrivo anche le virgole. Ma non è possibile, perché vi ho chiamati, perché avete anche un minimo... di fate finta, non so... Di fronte alla, alla realtà... C'è cioè la che... Lega delle persone civili. La Lega delle persone civili, anche questo sono riuscito a fare. Va bene, allora... Adesso vi porto veramente su una cosa che magari l'orario non è quello giusto, però non, non è l'oggetto vero della questione, ma è l'invadenza del politicamente corretto e, del, e della presenza delle, dei genitori rispetto ai, ai bambini sostanzialmente. Letta così non la attribuisco nessuno. Nei bagni della scuola c'è la turca, papà protesta, poco accogliente. Allora, lasciamo stare il discorso dei tecnicismi, perché non è proprio il caso, ma non vi pare che ci stiamo occupando veramente delle cose che, che ne so io, forse un po' troppo, cosa dice? Andiamo veramente a cercare... Secondo me i decreti delegati segnano l'inizio della fine del rapporto della scuola tradizionale. Il principio di autorità viene completamente demolito. I, pro, i, I genitori cominciano a far parte di questi consigli di classe in cui parlano di cose i genitori che non conoscono, generalmente vanno per cercare di, far, di far non far bocciare o rimandare il figlio asino e, e danno lezioni ai professori su come devono comportarsi. Se un professore alza la voce e gli dice a uno che è un asino, io me lo sarò sentito dire qualche volta, anch'io, viene denunciato perché... E poi ci arriva la turca, che tra l'altro la turca è una delle cose più straordinarie inventate, inventate dall'uomo, no? Perché evita, evita contatti, contatti igienici, antigenici, roba, credo, no? potenzia. Ho scritto un articolo sul Foro Friulano, intitolato, sì. proprio nell'ultimo numero, si chiama Scatologia Forense, perché tutti pensano che non è scatologia. Diciamo. E spiego la storia dei gabinetti nella vecchia sede di Via Treppo, che era aperta tra l'altro... Uomini, donne, patrizi e plebei, cioè giudici e non giudici, perché erano comuni, perché la turca è democratica, oh, bene. oltre che igienica. <ride> Con Capisco che non. non L'opinione cioè, è sulla turca, sui genitori. No, sui genitori. No, pare... cioè, come dire, l'avvocato Orlandi ha fatto com'è, come giusto che cioè, sia. Noi stavamo parlando di... di storia romana e tu ci hai portato su. Eh, tua... vabbè, vabbè, per, per non anche, esagerare, anche i romani lo facevano anche romani. Certo, c'erano i bagni pubblici circa una trentina. E continuavano a parlare mentre lo facevano. Sì, è vero, <ride> è vero. E eh, di Luigi XIV, che faceva in pubblico, si occupava del dopo un duca. Era un incarico molto richiesto. Come minimo, sì. sei un duca. Parliamo eh, un attimo dei genitori e poi abbiamo l'ultima cosa. Torniamo a noi. Ah, no. Sui genitori, allora è vero che io qua sono a fare l'uomo di sinistra, ma su quello che ha detto l'avvocato Orlandi anch'io sono totalmente. Cioè, no, vabbè. nel senso che. Bisogna che rivediamo. No, fuori. Allora c'è un punto: c'è un grande politologo ora scomparso. Samuel Huntington, quello che ha scritto. Lo scontro di civiltà, che io definisco uno dei libri più citati e meno letti al mondo, no? e che in un suo lavoro sul, della fine degli anni Sessanta diceva che prima di porsi il problema di limitare l'autorità devi porsi il problema di istituirla, e questo lo colleghiamo se vogliamo anche con una vecchia frase di Cicerone che diceva: Noi rispettiamo la legge perché siamo liberi. Cioè la libertà e l'autorità sono dei confini entro i quali si sviluppano. L'idea che tutti possiamo mettere il becco su tutto è una sorta di anarchia regolamentata che va troncata, perché se tu vai dietro al genitore e fai il bagno che non ha la turca, la settimana dopo arriverà una mamma che voleva la turca, e quindi non ne esci più. E, mh, questa intromissione delta virgolette utente in tutti gli aspetti anche a scapito delle competenze professionali, spesso frutto di grandi anni di studio, è da troncare. Io mi sono fatto male, non voglio, non voglio esagerare e andare troppo per lunghe, ma mi sono fatto male al ginocchio qualche mese fa e eh, sono andato dal, a pronto soccorso e per il consenso informato la dottoressa cortesemente mi chiedeva il parere su tutto quello che doveva fare. No? Le faccio... Lei aspira il versamento, non glielo aspira, gli ha detto scusi, la... lei si rende conto che io ho una laurea in scienze politiche e il ginocchio non è competenza, se lei ritiene che vada fatto, faccia. Eh no, ma, so, ma io devo chiederglielo. Dico, facciamo la commedia, io le faccio, facciamo finta che io ho un parere terapeutico. Beh sta capitando anche, sto pensando... Posso ai, dire una, bacini, battuta che, non dico una battuta che piacerà all'avvocato, tutto è, è vero, cominciato è quando si è deciso di consentire che la Bibbia fosse scritta nelle lingue originali e non più in latino, allora ogni persona ha potuto interpretare come voleva. E sì, usare come? il senso critico. Esatto. Benissimo, bene. Che però va usato. L'ultima cosa. Scienza certa. L'ultima cosa che, che è piuttosto, come dire, di attualità è questa frase qua. Di gadget fascisti non è mai morto nessuno. Riferimento è ovviamente alle recentissime norme approvate eh, dalla, dalla Camera eh, rispetto alla propaganda fascista e nazifascista. Allora eh, ne vogliamo parlare. Orlandi, velocemente così poi... Io sono contrario a tutti i reati di opinione. Io sono contro ogni, ogni eh, tentativo di costituire organizzazioni politiche che puntino alla distruzione della libertà, non della democrazia, eh, della libertà, perché la democrazia è uno strumento, la libertà è un fine. Qualunque organizzazione eh, di, di tipo fascista, nazista, stalinista o maoista che punti a far sì che si gioca... A carte, quando io ho vinto, a raddoppio non si gioca più come nello scopone scientifico, quel bellissimo film con, con sordi. No? Giochiamo fino a quando io ho vinto. E eh no, mi dispiace, non, non ci sto. Però esprimere delle valutazioni storiche, politiche, culturali sul comunismo di Lenin, che non era un cretino. Trotsky non era un cretino. Mao Zedong non era un cretino. Benito Mussolini è una persona straordinariamente... Vari dal punto di vista politico per quello che ha fatto nei primi 10 o 12 anni quando non si era ancora dimenticato di essere socialista. Hitler no, secondo me Il nazismo è un fatto diabolico che esce da Hegel di destra o di sinistra, è proprio fuori. Non hai citato Stalin. Stalin, Stalin, Stalin non so se collocarlo vicino a Hitler o a Lenin e per cui mi riservo... Di, ho di, sentiamo, di... sentiamo la sinistra. Beh Allora, allora premesso che probabilmente anch'io io sono fuori legge, nel senso che a casa ho qualcune, alcune cose che potrebbero essere considerate gadget fascisti, ho libri degli anni 30, ad esempio un Atlante molto bello eh, con stampigliato un fascio così, ho delle monete col fascio sopra e non mi passa per la testa di ritagliare e buttare via. Ma capisco qual è... Quello che si dice, qual è anche il non detto di questa legge. Semplicemente io credo che contro il fascismo in particolare, perché il fascismo è un male italiano, perché ogni paese ha la sua storia, noi abbiamo questa, altri hanno il comunismo, altri hanno il nazismo, noi abbiamo questa roba qua. Il fascismo in particolare e gli attacchi alla democrazia in generale, questi li risolvi con le battaglie culturali. Cioè, io non voglio battere i fascisti perché posso ricorrere a un codice, al codice penale, io voglio battere i fascisti perché so che ho ragione e ho gli strumenti per dimostrarlo. Ho capito. Senza chiamare la maestra. Senza chiamare ma chi la maestra. Ma chiamiamo, ma chiamiamo la Costituzione, però dice l'articolo 21 dice che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente, eccetera, eccetera. Beh, certamente, e la libertà di opinione negli Stati Uniti, per esempio, arriva a punti che noi nemmeno ci immaginiamo: hanno dovuto fare una legge apposta per, per eh, considerare reato bruciare la bandiera americana, perché fino al giorno prima anche bruciare la bandiera americana no. era un'espressione. Però di... bruciare la bandiera eh, è un'azione, no. non è un pensiero. Prego. Bruciare bandiera è un'azione, non un pensiero. Sì, ma era comunque un gesto, era un simbolo. Un, sì, 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 no, devo capisco. dire, la libertà di pensiero è. è cioè, io devo convincerti che, ho, che, che, che quello che dici è sbagliato. Cioè, il, tutto cominciò con la legge che, che eh, stabilì che era un reato penale negare l'olocausto. Io sono il più. Eh, eh, prosemita che esista al mondo. Io adoro beh, per, se non altro per tutto quello che ci hanno dato, i Premi 9, tutte le invenzioni, la, la cultura è un popolo straordinario, ci hanno dato. Ma stabilire che è reato. Ciò che posso smentire con i film, i documenti, le immagini, la storia, e le testimonianze, cioè è la storia, come diceva il professore, la cultura che deve... Dire a questi che negano l'olocausto che sono degli imbecilli, prima di tutto. Bene. Eh. Tra l'altro che scusate sull'olocausto sull è il reatto meno nascosto della storia, anche perché è, è pieno di re confessi. Cioè il testamento di Hitler rivendica l'olocausto, quello di Goebbels rivendica l'olocausto. E i, mh, gli imputati di Norimberga, nel processo principale, non negano l'olocausto, danno la colpa a Himmler e a Hitler. Ma non dicono no, non è vero, non c'è stato. Eichmann ha eseguito un esatto, ordine. Ecco, cioè, è. Negare l'olocausto è una delle cose, al di là dell'immoralità del dell'atto del più imbecilli che si possono fare. Benissimo, dobbiamo stilare la classifica: qual è la, qual è la peggiore? Dobbiamo attribuire il premio Maurizio Gasparri per la peggiore dichiarazione no, politica no, della eh, settimana. Vabbè, questa è gratuita. Allora, io metterei la, la, la prima, quella dei med... quella, sì Ma certo, quella dei mendicanti. Ma certo. Ma certamente. Certo. Cosa dice Orlando? Parla l'affermazione un po' più discutibile delle, delle, delle mosche: gratuita che... e greve. Gratuita. Triste. Bene. Triste, allora al numero uno mettiamo i mendicanti, poi faremo la classifica. Al numero due, forse questa visione un po' troppo come dire, entusiastica del, no. di Udine e di Vittorio Sgarbi, ebra, erotica e viva. Lo sa lui. Lo sa lui. Al terzo punto, ma non perché sia una sciocchezza, ma perché di fatto poi raccoglie coglie la verità di una cosa. La sciocchezza è un'altra, evidentemente. Di gadget fascisti non è mai morto nessuno. Sostanzialmente, allora, primo, secondo e terzo. Ecco, questo era il numero zero. Insomma, ho scoperto che andate un po' troppo d'accordo. Vedremo di porre dei rimedi. Bene. Grazie al professor grazie. Cucchini, grazie all'avvocato Orlandi grazie. e grazie a voi grazie. che ci avete seguito. Grazie, grazie a tutti.